Amici sportivi, tifosi del Bari, ben ritrovati all'appuntamento con i biancherossi su TB Sport. Siamo alla vigilia della gara di ritorno degli ottavi di finale dei playoff tra Bari e Feralpi Salò. Ovviamente domani giornata da trascorrere tutti insieme a partire dal mattino alle 8, quando all'interno di Buongiorno Bari avremo un'ora dedicata a questa partita con collegamenti davvero importanti. Vi preannuncio quello con Giorgio Perinetti, ex direttore sportivo del Bari, attualmente al Brescia, e poi alle 14.30 il biancherosso TB Sport, e poi ancora la radiocronaca in diretta di Cristian Siciliani su Radio Bari in esclusiva alle 17.30. Alle 17 invece saremo con 91esimo minuto collegati dallo stadio San Nicola. Vi ricordo per chiudere l'appuntamento con la differita del match, anche questo in esclusiva di Telebari a partire dalle 23. E allora, per andare un attimo a inquadrare un po' questa seconda manche degli ottavi di finale di campionato, torniamo dall'amico e collega Guido Ferraro, esperto dei campionati di Serie C e giornalista di Tutto Sport. Guido, grazie ancora per essere con noi. Ci mancherebbe, un piacere, buona giornata a voi e chi ci ascolta. Guido, te l'aspettavi questo sgambettino della Feralpi Salò al Bari, onestamente? Ma quando ci siamo sentiti la settimana scorsa, tu mi avevi chiesto che tipo di squadra era. È una squadra che da anni ha una grande proprietà, che vorrebbe provare a salire, a raggiungere lo storico traguardo della cadetteria. È chiaro che mi pare, anche avendo raccolto i pareri di molti addetti ai lavori, che questi playoff stanno regalando risultati abbastanza sorprendenti, se vogliamo dire. È vero, il Modena ha vinto sul campo di Gorgonzola contro l'Albino Leffe, il Palermo ha battuto l'Avellino, però credo che di partite scontate non ce ne siano. Sicuramente il Bari aveva fatto una grande prestazione nel derby col Foggia, però poi diciamo anche che la sconfitta per 1-0 non compromette nulla, perché 1-0 è un risultato ampiamente rimontabile. Ti chiedo, visto che tu conosci, un grande conoscitore del calcio di Serie C, in particolare ovviamente di quello che è da Roma in su, ti chiedo, c'è una Feralpi Salò versione casalinga e una Feralpi Salò versione esterna? Cioè, dobbiamo aspettarci la stessa aggressività o secondo te una squadra che magari fuori casa gioca in maniera diversa? No, conoscendo anche l'allenatore Pavanel, non credo che verranno a Bari per accontentarsi, anche perché sarebbe un suicidio contro questo Bari, ma sarebbe un suicidio anche contro qualsiasi altra squadra. 1-0 è un risultato troppo striminzito per pensare di poterlo gestire, e anche a volte avere i due risultati su tre a favore non so fino a che punto sia un vantaggio, perché abbiamo visto la Triestina quando è stata eliminata dalla Virtus Bacon Verona, perché poi un golletto lo puoi sempre prendere. Io credo che sia una partita, non è un ottavo di finale tutto apertissimo, e con la Feralpi Salò che verrà a Bari a fare la partita, assolutamente sì. Tra poco intanto alle 15 saremo in diretta collegati con lo stadio San Nicola, dove inizierà la conferenza stampa di Gaetano Auteri. Gaetano Auteri, che abbiamo scoperto avere un precedente, facciamo i debiti scongiuri, ma non particolarmente carino con la Feralpi Salò, in quanto 2 anni fa, quando era Catanzaro, perse 1-0 in trasferta e pareggiò 2-2 in casa e venne eliminato. Ci sei, Guido? Perché non vedo più il tuo volto. Sì? No, ci sono. Almeno perfetto. Dicevamo, c'è questo precedente. Sì. Però io a queste cose ci vado molto marginalmente, insomma. Io penso che quello che è successo 2 anni fa appartenga al passato e che il presente sia tutt'altro da vivere con un atteggiamento completamente differente. Sicuramente Pavan è un allenatore molto pragmatico, lo aveva dimostrato anche quando era alla Triestina, però non, sì, per le statistiche a volte noi giornalisti ci giochiamo un po' su queste situazioni, ma non darei un peso eccessivo a questo precedente, insomma, ecco, mettiamola così. Vediamo un po' più in generale ai playoff. Ho letto da qualche parte che nel Matelica ci sono altri casi di positività. Che notizia hai a proposito? È un focolaio vero e proprio? Si rischia... notizia di pochi minuti fa. Ci sono stati altri casi di positività, però il Matelica giocherà a prescindere, non chiederà nessun rinvio, anche perché io credo che a questo punto della stagione bisogna mettersi un po', non dico le mani sulla coscienza, però bisogna avere anche il coraggio di ammettere che non ci sono più i margini di tempo per rimediare, per rinviare, per
per non giocare. Ecco, io ho un mio convincimento che non si, bisogna fare un regolamento che mi dicono nessuno l'avrebbe firmato, ma se all'atto di iscrizione delle squadre tu avresti messo, vista la situazione di pandemia, che nei playoff non ne veniva accettato l'invio, chi giocava giocava, chi non giocava andava a casa. Lo so che è un discorso un po' nudo e crudo, però non è che si può finire i playoff al mese di agosto. Questo è giusto. Qual è la squadra che ti ha impressionato di più tra le gare d'andata degli ottavi dei playoff? Ma credo che ha fatto una buona partita la Provercelli, è rimonta sull'Alto Adige, considerando che ha sbagliato anche un rigore, pur vero che ha avuto due rigori la Provercelli, e credo anche che il risultato del Modena dimostri che la squadra di Mignani, che oltretutto ha avuto un cambio gestionale, ha una nuova proprietà forte con ambizioni altissime, che credo che più che impressionato, diciamo che ha avuto la conferma di due squadre veramente competitive, mettiamola così. L'Alto Adige o Sud Tirol, come uno io la chiamo Alto Adige, molti la chiamano Sud Tirol, non mi piace questo termine, preferisco chiamarla Alto Adige perché siamo in Italia, io sono molto italianista e non mi piace usare le terminologie italiane. Credo che l'Alto Adige siano un po' stregati, già in passato ha perso una finale per salire in B 6-7 anni fa, sempre al Piola di Vercelli contro la Provercelli. E direi molto bene anche il Palermo, perché il Palermo ha dato continuità a quello che aveva fatto nel finale di stagione, un finale di stagione in crescendo, soprattutto da quando in panchina c'è Filippi, ha battuto sì su rigore in extremis l'Avellino, però dopo una ottima prestazione. Beh, sicuramente queste sono due squadre che diciamo che è una finale anticipata, se mi passi il termine. Due grosse realtà, due società che hanno fatto entrambe la Serie A e che si sentono un po' soffocate in questa Lega Pro. Purtroppo, anche quest'anno, quando i playoff finiranno, più di una grande piazza, Padova, Palermo, Avellino, Alessandria, Bari, tutte piazze con trascorsi importanti. Intanto stiamo vedendo in sovraimpressione alcune occasionissime che il Bari ha avuto e io credo che il Bari debba ripartire da queste molte occasioni che ha avuto nella partita Avellino-Torino per crederci fortemente, perché ha dimostrato di avere i mezzi per passare il turno. Tornando al discorso del Palermo e di altre piazze importanti, sicuramente è un peccato, ma poi quando si scende c'è un posto solo, è un po' una tonnara, sai, un solo posto su tutte le squadre che sono partite è veramente il minimo sindacale, se mi Mi permetti. piace l'immagine della tornare, molto, molto bella e molto forte. Per curiosità, il tuo campo centrale qual è domani? Domani, beh, penso di andare, devo già andare a Trento per celebrare la promozione del Trento in Serie D, quindi abbinerò le due cose, parto di prima mattina, vado a Trento e poi vado a vedere Alto Adige e Grazie, guarda, ci appassioni quando parli perché ci fai sentire calati nella realtà di tutti i playoff, perché sai, noi chiaramente guardiamo al nostro orticello, però io direi che è anche bello, come dire, dare uno sguardo anche alle altre squadre, anche agli altri gironi, perché effettivamente è iniziato un altro campionato, non possiamo soltanto Sì, guardare. poi c'è un bel clima di festa, se mi consenti. Adesso stanno riaprendo un po' gli stadi, speriamo che la situazione migliori. Ed è un po' bello vedere tutta questa voglia che la gente ha di tornare allo stadio e di vedere queste partite, perché ci sono grosse squadre, al di là della categoria. Mi sentite? Sì, assolutamente. No, sembrava di aver toccato qualche tasto, aver fatto qualche No, disastro. bene, bene, Al bene. di là della categoria ci sono veramente grosse squadre, grossi giocatori, grossi allenatori. Come ti ho detto prima, è purtroppo una tonnara ed è un vero peccato che ci sia una sola promozione. Se, come si sente dire, apro e chiudo una parentesi, ci sarà questa riforma, secondo me non più procrastinabile, del calcio, io sono favorevole a una A e una B del nord e una B del sud. Io non voglio fare distinzioni tra nord e sud perché siamo tutti bravi e tutti fratelli e tutti amici e tutti alla stessa maniera. Ci tengo a fare questa precisazione perché vorrebbe dire poter portare in Serie B 32 B a 20, una quarantina di grandi piazze, e tra queste grandi piazze ci sarebbe il Catanzaro, l'Avellino, il Palermo, il Bari, lo stesso Alto Adige, perché è una società emergente ma importante, la Triestina, il Padova, il Modena, il Mantova. Pensiamo quante società in È questo momento vero, sono è fuori dalla vero, è Serie vero, B è e vero. meriterebbero tutte almeno la Serie B, che sarebbe veramente, io dico 38 squadre, 2 giorni da 40 squadre, 2 giorni da 20 o anche 2 giorni da 18, 36 squadre, una doppia B.
accontenterebbe tantissime piazze che meritano di stare in un calcio importante. Sky se leccherebbe i baffi, visto che ha preso i diritti anche per trasmettere il campionato di Serie B, sarebbe un gran bel vedere. Grazie a Guido Ferraro, giornalista di Tutto Sport ed esperto del campionato di Serie C. Guido, grazie e ci risentiamo a presto. Un grande abbraccio. Grazie. Quando volete, a disposizione, alla prossima. Grazie come sempre, grazie, grazie. Pubblicità, poi torniamo insieme con la voce del tifoso Roberto Maffei. Sono momenti in cui scelgo di godermi il mio viaggio in silenzio. Perché l'unico suono che desidero ascoltare è quello dei ricordi. Delle emozioni che riprendono vita nelle strade della mia città. Ore per una lievitazione naturale, leggero e fragrante. Per tradizione ha il colore del sole. Forte classico pane di semola, in confezione famiglia, coppia e single. So che è buono, perché lo faccio io. Partita decisiva, la tensione è sempre più palpabile, ogni tifoso col suo rito seguirà la sfida fino all'ultimo minuto, oggi non si può sbagliare. Adesso ci siamo, adesso si scende in campo. Con From la partita ha tutto un altro sapore. Quando è il momento di cambiare il mondo, quando è il momento di cambiare auto, Suzuki, tecnologia da incentivi. Solo da Car Service Bari, Viale Iapigia 243 Bari. Car Service Bari, nel cuore di Bari. Farmacia Pesola, dermocosmesi, integratori sportivi, servizi di autoanalisi, prenotazioni CUP, prenotazione farmaci online tramite social, consegna a domicilio. Consiglio, disponibilità e cordialità al servizio della vostra salute. In via De Marinis 141, prolungamento Corso Alcide De Gasperi, a Bari Carbonara. Farmacia Pesola, centro accreditato vaccinazioni e tamponi con documento per Green Pass. Eccoci insieme con il Biancherosso TV Sport, secondo segmento della trasmissione. Come sempre il martedì ascoltiamo la voce del tifoso, rappresentata, è la nostra scelta, da Roberto Maffei. Ciao Roberto, buon pomeriggio. Ciao caro, ciao. Hai preso sole, comunque, sei abbronzato, ti vedo molto, molto, o la telecamerina oppure sei molto rosso, insomma. Vabbè, comunque sono dettagli questi. Senti, che partita ti aspetti domani, Roberto? Perché insomma abbiamo visto nel giro di pochi giorni un Bari capace anche un po' di illuderci nella gara contro il Foggia, ma un Bari di nuovo capace di metterci qualche cattivo pensiero nella gara contro la Ferrarpi Salò. Che partita ti aspetti domani? Allora, non ti ho sentito bene, però penso che ti riferivi al post-gara. Provo a rispondere, se ho sbagliato mi avvisi. No, che partita ti aspetti domani in particolare, alla luce di quello che hai visto l'altro giorno? Sì. No, non mi è dispiaciuto il Bari, voglio andare controcorrente, non mi è dispiaciuto, a meno che non vogliamo continuare a parlare per un anno intero sempre delle solite cose, quelle ormai le abbiamo acclarate, sappiamo che abbiamo una difesa totalmente inaffidabile, sappiamo che abbiamo dei giocatori di una lentezza
pazzesca. Alla luce di questo mi sembra che era una partita da pareggio, probabilmente non abbiamo le energie fisiche per imporre. Io stesso mi piacerebbe vedere il Bari degli ultimi 25 minuti sempre, probabilmente chi lo allena sa che non è possibile, basta vedere la reazione di alcuni calciatori. Certo, su una fascia vera in contemporanea, in una fase difensiva, sia Semenzato che Ciofani, dà diritto a qualsiasi giocatore di medio livello, anche di Serie D, di poter entrare fino quasi all'area di rigore. Questo è un discorso proprio di tenuta atletica, ma forse anche proprio di caratteristiche. Abbiamo bisogno di recuperare Sarzi e Puttini assolutamente, perché questa lentezza difensiva sulle fasce, al centro con un po' di esperienza, un paio di prestazioni decenti di Sabbione, sempre pericolosissimo all'improvviso, ma almeno un po' più attento al centro, bene o male te la puoi cavare, ma sulle fasce se sei così lento non c'è scampo. Che effetto ti ha fatto vedere il Bari giocare su quel campo? Perché quel campo ricorda un po' le amichevoli estive, no? Le amichevoli di montagna, questa era l'impressione che si aveva guardando il campo della Feralpi. E non ci ho giocato neanche più io negli ultimi anni della mia discreta carriera su campi di questo genere. Mi ha fatto sensazione, mi ha fatto pensare che è un momento bruttissimo che dobbiamo superare, e purtroppo il calcio è così, non c'è niente da fare. Soprattutto la Serie C, mi sono andato in questi giorni a studiare la Serie C, è stata sempre foriera di sorprese incredibili, ma anche di delusioni, anche purtroppo molto lunghe. Speriamo di non entrare in questa categoria, e speriamo che questi calciatori, con quello che possono fare, e ripeto, inutile che ci ripetiamo da un anno, stiamo ripetendo determinate cose, ormai lo sappiamo, la squadra è quella, qualcosina in più si può fare, speriamo che in una Serie C comunque scadente si possa andare avanti. Io sono convinto che questo turno lo passiamo sicuramente. Mi trovi d'accordo quando dici che ripetiamo sempre comunque le stesse cose, mi trovi d'accordo sul fatto, l'ho detto a caldo, resto fiducioso, questo ottimista è un discorso, resto fiducioso è un'altra cosa, perché essere ottimisti dopo che comunque hai perso fino a un certo punto, però resto fiducioso perché quegli ultimi 20-25 minuti mi danno l'idea che se il Bari invece di moltiplicasse almeno il tempo di giocata da 25 a 40 minuti, a mio avviso un paio di gol probabilmente riusciamo anche a farli. Hai detto che hai studiato la Serie C in questo periodo, che cosa è emerso da questo approfondimento che hai fatto a titolo personale? Allora, una verità che per noi è terribile, la piazza non conta assolutamente nulla, non c'è nessuna correlazione tra risultato sportivo e l'importanza della piazza. Ci sono piazze che sono state in Serie C per secoli, qualcuna che ci sta ancora, vedi Catania, vedi la Regina prima di salire, e quindi o riesci a scappare via subito entro 2-3 anni o diventa davvero dura, perché poi ovviamente si entra in ciclo vizioso dei mancati introiti, quindi sostanzialmente mi fa paura questo. E poi ho studiato che anche le ottave sono andate in Serie B, ho studiato che le terze non sono andate in Serie B, vedo bene il Palermo, che arriva appunto come una squadra che non ha nulla da perdere, vedo bene il Bari, ma non perché sia diventato più forte di quello della stagione regolare, perché forse atleticamente per la prima volta chiudiamo l'ultima mezz'ora mettendo sotto atleticamente gli avversari, cosa mai vista, forse tu. Io ho detto che il regalo che deve fare il Bari ai tifosi, quasi doveroso, è riaprire i primi di giugno lo stadio San Nicola al pubblico, cioè noi dobbiamo esserci in quelle partite, a mio avviso, dopo che per un anno intero abbiamo seguito il Bari, avete in particolare seguito il Bari in televisione, ricordiamo che dal 2 giugno le partite per appunto diciamo saranno aperte al pubblico, massimo 1000 persone, ma almeno 1000 persone potranno accedere allo stadio, e il Bari quindi insomma credo che non farà in tempo a giocare la gara d'andata dei quarti di finale, perché quella la giocheremo in casa la gara d'andata, quindi giocheremo ancora a maggio. Per il 2 giugno il rischio è quello di giocare una partita diciamo di ritorno in trasferta, quindi io credo che se ho fatto bene i calcoli, per vedere il Bari allo stadio anche 1000 persone, quelli che saranno, il Bari deve andare almeno in semifinale, perché altrimenti lo stadio resterà chiuso sino alla prossima stagione. Cianci, ti è piaciuto? L'hai visto in crescita? Io sì, francamente. Sì, e se
Secondo me lieve crescita, ma secondo me una delle... Allora, parliamoci chiaro, i piedi lì dietro sono terribili. Cioè far partire l'azione da Sabbione, io non è che ce l'ho con Sabbione per carità, però chiedere a Sabbione di far partire l'azione, al di là del fatto che adesso sto vedendo il movimento di chiusura che ha fatto allucinante, cioè invece di andare incontro è andato indietro e si è girato, vabbè. E non si può cominciare l'azione con gente che non ha i piedi buoni, quindi ogni tanto, si può fare ogni tanto finché la palla arriva al terzino, ogni tanto bisogna anche avere la chance di poter lanciare direttamente sull'attaccante, peraltro anche Antenucci è molto bravo nel ricevere le palle alte, stopparle di petto oppure farle proseguire di testa, quindi anche per non vanificare il lavoro di Maita che è stato eccezionale. Quindi ogni tanto essere un po' all'inglese, insomma, giocare con la palla un po' alta, insomma. Un po' semplice, usiamo questi termini, semplici. Roberto, grazie per la chiacchierata, grazie per la chiacchierata, ci risentiamo martedì prossimo. Va bene? Perfetto, un grande abbraccio. Vedo Forza passeggiare va. Nervosamente sul manto erboso del San Nicola Barbara Cirillo. Ho visto gli stivali o le scarpe di Barbara Cirillo. Quindi andiamo da Barbara Cirillo perché tra poco comincia la conferenza stampa di Auteri e la seguiamo insieme. C'è Barbara Cirillo? Vediamo un po' se riusciamo a prenderla al volo. Barbara, ci sei? No, non c'è Barbara Cirillo. Allora facciamo così. Pausa pubblicitaria. Poi Barbara Cirillo o forse prima ancora Auteri in conferenza stampa, tra poco. Dell'era costruzioni e restauri, manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione, consolidamento strutturale, storico e statico sismico, recupero edilizio e restauro conservativo. Dalla progettazione alla manifattura, risultati eccellenti e duraturi. Dell'era costruzioni e restauri. www.impresaedile.it. L'evoluzione ci ha voluto viaggiatori. Il mondo è un libro e quelli che non viaggiano ne leggono una sola pagina. Follow Bus. Viaggia in tutta sicurezza tra Puglia, Basilicata e Campania. Prenota subito su busmiccolis.it. Farmacia Cavallo, sempre al servizio del cittadino, dispone del servizio di tampone rapido antigenico, promozioni su prodotti di marca e servizio a domicilio. www.farmaciacavallobari.it. Insalate Jento, dalla terra più bella, la natura più buona. La tua cena preferita finalmente è servita! Prenota il tuo tavolo all'aperto al 329-294-8244 oppure ordina da www.ordinadaghiotto.it. Eccoci insieme con Biancherosso TV Sport, tra poco la conferenza stampa di Auteri direttamente dalle pagine Facebook del Bari e le nostre, ma andiamo in attesa di vedere Auteri, chiedo alla regia di mettere una sua impressione quando è pronto. Andiamo da Barbara Cirillo. Barbara. Buon pomeriggio, siamo qui proprio a bordo campo dove alle 16:30 scenderanno i calciatori con mister Auteri per la rifinitura subito dopo la conferenza stampa, come annunciavi tu, alle 15. Si scende in campo per capire anche quali saranno gli 11 titolari per la partita di domani. Intanto qui come sempre si lavora, da poco si è terminato anche di innaffiare il campo del San Nicola, che è sempre, devo dire, in splendida forma. Lavora perché tutto sia a posto per ospitare domani la gara, obbligatorio vincere, come commentavate anche voi. Insomma, siamo tutti in attesa delle parole anche di mister Auteri per capire se in qualche modo svelerà gli 11 soldati, gli 11 uomini veri, come aveva detto il presidente Luigi De Laurentiis, che domani scenderanno in campo contro il Feral Pisalò. Quanto fa caldo sul terreno di gioco, Barbara, visto che stai proprio a un passo dal luogo del delitto? Quanto fa caldo in questo momento?
parecchio, è parecchio ardente. Tra l'altro ci siamo spostati dalla zona della ovviamente della pista. Intanto si dava uno sguardo, era venuto a fare una sorta di perlustrazione il vice di Auteri, Loreno Cassia. Noi ci siamo qui, siamo proprio vicino alla panchina sul prato per stare un po' freschi. Per fortuna c'è un po' di venticello che non fa mai male. Speriamo per domani, perché il vento di mercoledì scorso ovviamente non ce lo auguriamo affatto. Però devo dire che fa davvero davvero molto caldo qui al San Nicola, il sole batte con particolare ferocia, almeno ci abbronziamo per metà qui in attesa ovviamente che parli mister Auteri. Grazie Barbara, poi torniamo da te. Intanto, in attesa di vedere Auteri, oggi sarebbe stato l'84esimo compleanno del presidente Vincenzo Matarrese. Lo hanno voluto ricordare due ex del Bari, Detrizio e Roseto e tanti altri. Se possiamo vedere al volo la foto del presidente Matarrese, il ricordo di Giorgio Detrizio e Giovanni Loseto. Auteri ha cominciato a parlare, andiamo. Con i nostri colleghi, partendo da Antonio Guido del Corriere dello Sport. Antonio, ci senti? Buon pomeriggio, mister. Ciao Leo. Ormai c'è poco da nascondere, non resta che dovresti ripetere la domanda, ti abbiamo perso per un attimo, non si è capito, grazie. L'ultimo appiglio, non ci sono più appigli, non resta che vincere mister. Ma si può definire in tanti modi, è questo, io lo definisco così, è questo il nostro obiettivo, gli obiettivi si pongono in questo momento, è questo. Va raggiunto, bisogna essere positivi, bisogna avere energie positive, tutto poi avverrà durante la gara, ma bisogna prepararla nel modo migliore in campo, dal punto di vista tattico e sotto tutti gli aspetti che riguarderanno la gara, anche se non c'è tanto tempo, la prepareremo come si deve. Dopodiché bisogna avere soltanto energie positive, forza mentale, e questo è quello che è importante, e saper gestire anche le responsabilità, un modo per crescere. Poi sono straconvinto che faremo il nostro dovere e che tutto finirà nel modo migliore. Grazie ad Antonio Guido. Linea adesso a Franco Cirici della Gazzetta dello Sport. Prego Franco. E pronto, buongiorno a tutti. Ciao mister, ciao Leo. Ciao. Prego. Allora, io credo che in questi casi un allenatore possa fare poco. Sì, può fare danni. Se si mette d'impegno può fare danni, ma in realtà quando le partite sono così vicine si può far poco anche sul piano del lavoro. Secondo te, mister, quanto conta più che il calciatore l'uomo in queste partite? Cosa può dare l'uomo più che il calciatore? È dominante questo aspetto in questo tipo di gare, e soprattutto perché si gioca a distanza di pochissimo tempo. È una parte fondamentale, non è un caso che prima ho parlato di positività, di energie mentali, di sapere che questo è un obiettivo e metterci veramente ogni energia per superare questo obiettivo. Poi le altre cose, diciamo, ormai sono consolidate, quello che riguarda proprio il campo, però ti do ragione, in questo momento conta molto l'uomo, e l'allenatore deve essere in grado di trasferire questo pensiero, perché poi in questo gruppo alcuni, diciamo, hanno un po' più di esperienza, altri un po' meno, ma si cresce attraverso quello che si fa, e quindi condivido pienamente. Certo che è importante in questo momento l'uomo. Grazie a Franco Cirici. Ci colleghiamo adesso con Antonello Raimondo della Gazzetta del Mezzogiorno. Buongiorno, mi sentite? Prego. Buongiorno mister, io ho notato una cosa, insomma, anche un po' di amarezza sua nell'ultima intervista. Lei, insomma, si dispiace del fatto che la squadra in alcuni momenti della gara non riesca a, diciamo, fare il calcio che lei vuole. Cioè, lei dice, quando magari c'è anche da gestire, lei vorrebbe fosse fatto in un modo un po' più, diciamo, come intende il suo calcio di Auteri, che è quello aggressivo, insomma, di essere una difesa passiva. Visto che siamo a fine maggio, quindi ormai siamo agli sgoccioli, in questi casi che si fa? Si prende atto del fatto che la squadra magari non ce l'ha quel tipo di mentalità che piace a lei, quindi si cerca di aggiustare, mi scusi il termine, questa certezza, o lei continua ancora a cercare di far capire, nonostante sia tardi, che in certi momenti
giocare più positivo, più alto, più aggressivo è l'unico modo per correre meno rischi? Grazie. No, ma non, io non credo che noi non siamo in grado di farlo questo e che siamo un po' discontinui. E che a volte, come nell'ultima gara, facciamo delle scelte, avevamo delle alternative, perché è impensabile poter giocare sempre lo stesso tipo di partita nei 100 minuti di gara. All'interno di una gara se ne giocano 3-4 di tatticamente diverse, però abbiamo scelto una linea, diciamo, un po' più prudente di gestione, l'ho detto. Ma non è che non siamo continui, non siamo capaci di farlo, siamo capacissimi di farlo. Domani questo è quello che dobbiamo fare, lo dobbiamo fare con più continuità. Poi non ci sono problemi particolari, nel senso che anche la gara che abbiamo fatto, adesso noi poi analizziamo, abbiamo perso eccetera, ma di sicuro negli episodi non siamo stati fortunati, perché abbiamo preso anche un gol in superiorità numerica con un tiro che probabilmente non era neanche irresistibile, ha subito una deviazione, la stessa situazione con Dursi, un loro difensore ha deviato nell'area piccola e la palla è finita in braccio al portiere. Potevamo anche fare il risultato perché la partita è stata equilibrata contro una buona squadra, ma noi questa squadra siamo in grado di metterla sotto, e poi sappiamo che abbiamo questo obiettivo e, come diciamo prima, le nostre energie mentali le dobbiamo riservare e concentrare su quello ed essere positivi. Bari, siamo un po' così, no? Sì. Il tutto è subito, domani è tutto perché è una partita decisiva che ci deve consentire di andare avanti, però le nostre positività non le dobbiamo perdere, io non le perdo, i ragazzi non le hanno persi, adesso recupereremo le energie e giocheremo questa gara domani. Grazie ad Antonello Raimondo, linea adesso a Leonardo Gaudio di Tutto Sport. Sì, buon pomeriggio a tutti. Buongiorno. Senta mister, credo che domani ci sarà da mettere da parte qualsiasi prudenza, perché per ribaltare il risultato dell'andata ci sarà bisogno di una gara giocata ad altissima intensità, a parte poi le energie mentali, e quindi riducendo al minimo gli errori, soprattutto a livello difensivo. E qui le chiedo come sta la squadra, insomma, è in grado di sopportare queste pressioni ogni 3 giorni? Intanto quello che vale per noi vale anche per gli altri, quindi partiamo da una condizione paritaria. Se poi dopo noi vogliamo dire che gli altri hanno la mente più sgombra e noi no, io non sono d'accordo, perché domani è un obiettivo, domani è una gara che è un obiettivo, che da quando abbiamo cominciato questo mini torneo o questi playoff sappiamo che è un obiettivo e dobbiamo vincere, perché dobbiamo fare la prestazione. Ma non è che noi dobbiamo andare all'arrembaggio dobbiamo giocare la gara che siamo in grado di giocare, cioè una gara equilibrata, giudiziosa, intensa, come dice lei, certamente sì, prendere l'iniziativa, alzare i ritmi. Ma l'ultima partita ha detto anche che stiamo bene dal punto di vista fisico, perché abbiamo finito in crescendo. Questo è un gruppo che può recuperare. Io sono fiducioso e positivo. Poi dopo, prima fasciarsi la testa non serve, veramente non serve. Rifiniremo la partita oggi e sono sicuro che faremo bene. Grazie Leonardo Gaudio. Linea adesso a Cristian Siciliani di Telebari. Sì, ciao Leonardo, buongiorno mister. Buongiorno. Mister, le chiedo se si aspetta, per quanto riguarda gli avversari, una Feral Pisano con lo stesso atteggiamento della gara di andata e che accetti il confronto anche al San Nicola senza fare barricate. Sì, perché hanno il loro modo di giocare, perché hanno un'idea di gioco, una mentalità. E poi dovremmo essere bravi noi, così come abbiamo fatto praticamente nell'ultima mezz'ora della gara di andata, dovremmo essere bravi noi a prendere il sopravvento e a impedire che questo avvenga e a trovare i varchi. L'ultima mezz'ora ci ha detto questo, credo che loro non cambieranno il loro atteggiamento. Eccoci qua di nuovo dagli studi di Telebari. Abbiamo sentito
un bel segmento della conferenza stampa di Gaetano Auteri, che si è detto fiducioso anche perché la squadra è in buone condizioni atletiche. Ha sottolineato questo aspetto. Barbara Auteri, mi pare l'aspetto più interessante, che la sua fiducia derivi anche dal fatto che ha visto una squadra che ha gamba, una squadra che ha finito in crescendo la partita di andata in Lombardia. Sì Enzo, non ci resta che fidarci di Auteri. Tra l'altro lo aveva anche in qualche modo, lo avevamo anche testato, avevamo testato la sua fiducia quando ci aveva parlato di una squadra in forma nella prima partita playoff, quella contro il Foggia del Bari. Ci aveva parlato di un Antenucci in forma, ma anche di Andreoni molto bene, ti ricorderai. Insomma, dobbiamo fidarci ciecamente di Auteri, perché chi meglio di lui ha il polso della situazione, un po' il termometro in questo momento del Bari, e quindi ci fidiamo di lui e attendiamo, insomma, domani. Io non vedo l'ora di vedere la partita e di viverla insieme, anche perché Enzo, ricordiamo quali saranno gli appuntamenti, perché domani ci sarà una vera e propria staffetta. Domani mattina inizierai tu dalle 8, noi continuiamo poi alle 2 con collegamenti nel nostro telegiornale, poi collegamenti all'interno del TB Sport, sempre qui dallo stadio, quasi quasi mi metto una brandina e dormo direttamente da queste parti. E poi ricordiamo anche che continueremo a seguire la squadra, come abbiamo fatto mercoledì scorso, dall'albergo fino qui al San Nicola, nel tragitto, su una diretta tutta social, e poi dalle 17, insomma, qui con te, con Antonio Di Gennaro, con la radiocronaca di Cristian, saremo belli, pronti, carichi per raccontare questa partita che, ricordiamo, il Bari deve assolutamente vincere. Grazie Barbara, ricordiamo i due appuntamenti esclusivi, la radiocronaca su Radio Bari di Cristian Siciliani alle 17.30 e poi la differita su Telebari alle ore 23. Intanto, proprio a fugare ogni dubbio su quello che sarà l'atteggiamento della Feral Pissarro, le parole del tecnico Massimo Pavanel, che dice: dobbiamo essere ancora più feroci di quanto siamo stati all'andata, serve una prestazione ancora migliore, per farlo devi andare lì e cercare di aggredire e fare la tua gara, se cominci a ragionare e calcolare diventa dura. Queste le dichiarazioni di Pavanel, che lasciano presagire una Feral Pissarro molto aggressiva, secondo il tecnico anche più aggressiva rispetto alla gara di andata. C'è Cianci che sul suo profilo Instagram ha lasciato un messaggio dicendo, a proposito della partita di domani, del momento del Bari: se puoi sognarlo puoi farlo. Quindi filosofeggia il nostro amico Pietro Cianci, e ci auguriamo che torni anche al gol. L'abbiamo visto meglio nella gara d'andata a Salò. Dovremmo collegarci adesso per un breve spazio dedicato alla storia del Bari con Gianni Antonucci. Gianni, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te e a tutti quanti quelli che ci ascoltano e i tifosi. Se ha fiducia il buon Auteri, abbiamo fiducia anche noi. Ti ripresenta che praticamente il Bari è una delle squadre italiane, forse anche europee, che ha fatto più spareggi e quindi più playoff di tutti quanti. Basta dire che siamo arrivati alla 50ª volta che facciamo i cosiddetti spareggi o qualificazioni. Ebbene, io ti posso dire che praticamente quando abbiamo giocato in casa, soltanto in casa, su 49 partite ne abbiamo giocate in casa 17, ne abbiamo vinte 11, ne abbiamo pareggiate 5 e persa 1, quella col Novara, sempre 4-5 anni fa. Sì. Per quanto riguarda invece il... Per quanto riguarda invece la partita del FEAPPI, devo aggiungere a tutto quello che è stato detto in settimana e anche oggi, che è una delle tante prime squadre che giocano a Bari. Si è avuto il record in quarta serie, si è avuto il record anche l'anno scorso, 2 anni fa pure, che abbiamo incontrato il Picerno. Questa volta abbiamo la FEAPPI. Stamattina ho avuto occasione di parlare con l'addetto alla comunicazione, l'amico dello Salò. Sì. Mi ha detto: loro vengono a Bari non solo per pareggiare ma per vincere, ma è normale, è comprensibile, vuol dire che noi ci dobbiamo attaccare a quella fiducia che il buon Auteri ha suggerito e ha detto tante volte. Anche perché Auteri deve riscattare quel 2-2 che il Feralpi
fece a Catanzaro dopo che avevano perduto, come è stato il Bari quest'anno, per la prima volta 1-0 a Salò. Quindi cerchiamo di riscattarci anche attraverso il vecchio. Confidiamo anche nella voglia di riscatto di Auteri. Gianni, sei stato breve, conciso, preciso, puntuale come sempre. Grazie a Gianni Antonucci, che ritroveremo venerdì. E adesso da oggi parte una rubrica dedicata alle scuole calcio che lavorano in stretto contatto con il Bari, e fra queste in prima linea c'è sicuramente l'Intesa Calcio, ad andare a trovare i ragazzini dell'Intesa Calcio. Peraltro è un momento anche particolare perché si riapre l'attività diciamo collettiva sportiva e calcistica. È andata nei giorni scorsi Barbara Cirillo, andiamo a vedere che cosa è emerso. Lo gridano i più piccoli, ma vale per tutti gli allievi della scuola calcio ufficiale della SSC Bari Intesa Sport Club. Dai 2004 ai 2016 sono tornati sui campi per gli allenamenti di gruppo tanto sognati in questi mesi di stop dovuti alla pandemia. Si è tornati in campo per allenarsi, ma soprattutto per divertirsi. Io credo che alla loro età devono solo divertirsi, poi tutte le altre cose diciamo che vengono dopo. È chiaro che i ragazzini un po' più bravo nel tempo si vede, poi noi abbiamo il grande esperto che è Mister Gianni Manico, che immediatamente rimane colpito dalla tecnica di ogni ragazzo e chiaramente cerca di portarlo sempre più su. A seguire, ragazzi, ci sono gli esperti tecnici con patentino UEFA e anche laureati in scienze motorie. Cerchiamo di curare sia l'aspetto tecnico, l'aspetto organizzativo e anche naturalmente incontri con le famiglie per cercare di spiegare quali devono essere gli atteggiamenti sia dei ragazzi che anche dei genitori. Beh, diciamo che i bimbi hanno voglia di giocare e i genitori di vedere i propri figli giocare, anche perché è un anno e mezzo che non li vedono, adesso hanno una voglia incredibile di calcare nuovamente tutti i campi. E lo si vede dai loro sorrisi in campo, tra un calcio ad un pallone e un tiro in porta. Tutti sognano un giorno di diventare come i loro beniamini, i giocatori del cuore di cui hanno il numero stampato sulla loro maglia. Tu che numero hai, ad esempio? 7. 7 come? Ronaldo. Io ho il 15 come il numero del nuovo giocatore del Milan, attaccante. Io il numero 6, ma quello del capitano del Bari. Di Cesare. Io ho il numero 3 come Chiellini. Qual è il vostro giocatore preferito del Bari? Antenucci. No, Cianci. Cianci. Di Cesare. Beh, carino questo servizio di Barbara Cirillo con i tecnici, i responsabili, soprattutto i bambini di Intesa Calcio, società in stretto contatto con il Bari. Vi ricordo anche stasera l'appuntamento alle 21 con Anteprima Bari sulle nostre pagine social. Oltre ad Antonio Di Gennaro ci sarà Alberto Bergossi e adesso non escluso qualche altro ospite sorpresa. Abbiamo chiuso per oggi, grazie a tutti voi e buon proseguimento di giornata con i programmi di Telebari. Ciao. Oh.